Beethoven ha dedicato una grande importanza, una grande attenzione al concetto delle variazioni. Io vorrei un attimo analizzare questa parola e il suo significato in una maniera un po' diversa. E è chiaro che ha dedicato alle variazioni momenti fondamentali della propria attività di compositore, ma in realtà Beethoven ha utilizzato il concetto di variazioni sempre durante lo sviluppo delle idee musicali. Cosa vuol dire? Che cos'è una composizione musicale? Quali sono i momenti fondamentali? Primo, ci vuole un'idea. Un compositore, se può scrivere un pezzo di musica, deve avere un'idea, come dire, un tema, un motivo. Poi deve svilupparla questa idea, deve creare un'azione con questa idea, più lunga, più corta. Comunque c'è questo momento. Questa idea deve ritornare per salutare, per abbandonarci. Questo è un modo di essere alla base della composizione. Lo sviluppo per Beethoven quasi sempre si è articolato sul concetto della variazione. Tant'è che andando ad ascoltare analiticamente anche le opere più mature, mi viene voglia di pensare al primo movimento della Nona Sinfonia, per esempio. Impressionante quello che ha fatto quell'uomo. Quante iniziative di nuovi elementi tematici entrano, ma che vengono usati col criterio della variazione. Quasi Beethoven compone come farà poi Mahler. È talmente avanti, è talmente fuori dal suo tempo, è talmente evoluto il pensiero e lo sviluppo musicale. Per esempio, una delle grandi opere per pianoforte sono l'Eroica Variazione. Ma questo non è altro che l'ultimo movimento della Sinfonia numero 3, che è un tema con variazione. E le Eroica Variation, come le chiamiamo oggi noi, di Beethoven per pianoforte, sono quel tema lì che ha avuto ovviamente uno sviluppo in parte che assomiglia a quello della Sinfonia e in parte va per altri cammini perché è una composizione del pianoforte. Però questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Quando pensiamo allo sviluppo che viene dato alle variazioni, persino nel Beethoven giovane, quando ha composto un brano che sono le variazioni sulla Cidarella Mano di Mozart, da Don Giovanni, che sono state scritte per due oboe e corno inglese. Una formazione musicale che si poteva proporre a Vienna in quel momento, quindi Beethoven a questo punto era giovanissimo, appena arrivato a Vienna, siamo ancora nel Settecento ovviamente, la fine del Settecento, e ha conosciuto questi tre fratelli che erano tre oboisti fantastici, fratelli Timer, si erano perfezionati nel suonare insieme, ma anche avevano imparato a usare l'appoggio e la conoscenza di Johann Fent, un grande suonatore anche di strumenti a fiato, ma un grande compositore e un grande operatore che in quegli anni, ripeto, siamo alla fine del Settecento, aveva capito come si poteva fare a diffondere la musica classica, la musica dell'epoca, attraverso le trascrizioni. Wendt aveva imparato a trascrivere per gruppi di strumenti a fiato tutta la musica che veniva presentata, dai quartetti per archi, dalle sinfonie per orchestra, dalle opere di Mozart, che erano molto popolari e molto diffuse. Wendt le ha trascritte tutte per gruppi di strumenti a fiato, due flauti, due oboi, o due oboi, due clarinetti, fagotti, e corni ovviamente, magari qualche volta la tromba, magari la percussione, messi insieme, cioè aveva questi organici e questi organici poi lavoravano. Questa composizione meravigliosa, questo trio, due oboi e corni inglesi, con la Cidarella a mano, è una pagina straordinaria, scritta da Beethoven veramente giovane, non si conosce bene la data di composizione, ma si sa che nel 1794 aveva composto per questi tre fratelli il trio, che Beethoven chiamava terzetto. Le variazioni, la Cidarella a mano, probabilmente sono state scritte immediatamente dopo il successo che aveva ottenuto il trio. Le variazioni ebbero un grande successo, più che altro perché Beethoven sapeva ben distribuire la tecnica compositiva della variazione sull'utilizzo degli strumenti. È incredibile come tutti e tre i protagonisti sono tutti usati nella forma di grande virtuoso e di grande poeta. Questa è una cosa magnifica.